vanifica magari mesi e mesi e mesi di allenamento, cioè anche perché realtà... sono pochi minuti. Ma qualche anno fa era successo che Marcel Hirscher, che è il leader di Coppa del Mondo di sci, che è un grandissimo campione austriaco, aveva inforcato, quindi vuol dire che lo sci aveva toccato il paletto. Lui non se n'è accorto in buona fede e non c'è stata una televisione che sia riuscita a inquadrare che lui avesse o no inforcato, non si è mai capito se lui avesse inforcato o meno, perché è passato talmente veloce, talmente... Quindi questo per dire che a volte ci sono degli errori proprio classici, tipo uno fa un fallo, piglia un paletto, esce fuori di pista, e quindi quell'errore lì ti può purtroppo svanire mesi e mesi, magari in un'Olimpiade o in un mondiale. Sì, soprattutto a parte il mondiale, ma proprio nell'Olimpiade dove si gioca tutto lì, cioè sì, nel sì, senso esatto, mondiale esatto. Magari vabbè, cioè, sì, nella Coppa allora ci sono due situazioni. Nella Coppa del Mondo uno ha tempo di recuperare, nel mondiale appunto dove si svolge come nel calcio ogni tot anni, non è tutti gli anni, o nelle Olimpiadi che sono ogni, appunto come il mondiale, ogni 4 anni è tutto irreversibile, te la giochi, certo. E a volte purtroppo un decimo di secondo può far sì che uno diventi campione, certo. O può far sì che arrivi secondo, certo. Quindi direi che io vorrei leggere una parte del libro che mi ha colpito particolarmente e che cita: fin dai tempi antichi la lotta contro il tempo è sempre stata una sfida ingombrante per l'uomo. Le ore passano sempre velocemente, giorno dopo giorno, anno dopo anno, epoca dopo epoca, era dopo era, e il tempo non basta mai. La linea di demarcazione tra dire da oggi farò così e commentare è andata così è sempre sottile. Insomma, neppure il saper decidere, a volte fondamentale per sopravvivere, ci offre delle certezze. Beh, insomma, qui diciamo che è un'affermazione quasi filosofica, cioè sì, diciamo sì. Riguarda il nostro trascorrere della vita, no? Cioè, al di là della metafora sportiva, no? Cioè, questo qui è una delle parti iniziali dove, come vi dicevo, si parla dello sport, ma in realtà è simboleggiato alla vita quotidiana. Ci sono dentro tanti messaggi importanti, messaggi sottili o messaggi diretti come questo qui del tempo, che il tempo, come dicevamo, non basta mai, a volte si invecchia troppo velocemente, si dice sono già arrivato a un certo punto della mia vita, oppure faccio un esempio proprio banale, stupido, devo uscire con una bella ragazza sabato sera e quel sabato sera non arriva mai, e quindi il tempo, da una settimana che non arriva mai a sono passati tutti questi anni di una vita, oppure siamo già arrivati alla fine della stagione sciistica o di un campionato di calcio, il tempo non basta mai, perché uno vorrebbe a volte avere la possibilità, come diceva Vasco Rossi in una canzone, di pausare un attimo e rewind, sì, tornare indietro e magari rivivere certe situazioni anche con lo stesso esito, non per forza riviverle e cambiarle o stravolgerle, o comunque rallentare un attimino. Però io credo che comunque ogni stagione della vita abbia la sua prerogativa, no? Assolutamente, cioè, sì. Nel senso, come dire, magari è chiaro, quando si era più giovani, no? Ventenni, magari effettivamente le cose venivano vissute in un certo modo. Oggi come oggi, magari anche la consapevolezza e il saper assaporare la vita in un certo modo è diversa, quindi è trascorso tanto tempo, però non è detto che sia un'accezione negativa, cioè nel senso abbiamo fatto tesoro di quello che abbiamo fatto negli anni verdi della nostra vita, però oggi come oggi magari possiamo infondere, come dicevi tu, esperienza, sicurezza, cioè per esempio un ex atleta che va ad allenare potrà trasmettere molto a chi voglio dire, quindi in realtà è un po' un reinventarsi
ragazzi sotto un'altra luce, sotto un altro aspetto, no? Cioè... Assolutamente, assolutamente, ogni età ha i suoi, come dicevi giustamente, come si dice spesso, ha i suoi frutti, ogni età ha le sue, io dico sempre a Silvia, è bello vedere il tempo trascorrere insieme a te, cioè è bello vedere anche i cambiamenti del tempo, anche i mutamenti, anche se a volte vorremmo prendere magari strade diverse dove magari, non so, simbolicamente così non prendono i cellulari, nel senso che dove riesco a isolarmi da un mondo e magari crearmene uno nuovo. E secondo me ogni era, ogni età, ogni situazione molto spesso ci dà delle sfumature diverse, ci dà delle visioni diverse, e magari a 20 anni si corre come pazzi, a 30 magari a volte col freno a mano, a volte si accelera di nuovo perché si ha ancora tanta energia, ma al di là dell'energia non è che uno gli viene a mancare le forze o gli vengono a mancare i ritmi di vita, no, e che cambiano, magari prima eri più istintivo, adesso ragioni di più ed è giusto, certo. Che, e fa parte del cambiamento e bisogna accettarlo. Perché molte volte, scusa Fabio, perché noi siamo abituati alle lancette che girano in modo circolare, certo. Noi ci adagiamo sulle lancette e crediamo che il tutto sia sempre circolare, quindi sono felice, continuo ad essere felice, ho gioia, e invece purtroppo il tempo va in linea retta. Certo. Ma secondo te questi campioni il passato lo vivono così serenamente oppure c'è una vena di nostalgia? Cioè sono pienamente consapevoli di quello che, cioè, come dire, della loro età, della loro maturazione? Sì, a volte oppure... diciamo che io faccio parte, come dicevamo prima, ho fatto parte, anche se di fatto sto collaborando, però mi sono dovuto un attimo distaccare perché avevo il libro, avevo tutte le varie attività, anche lato lavorativo, quindi professionale, ho dovuto staccarmi dall'associazione allenatori. In realtà collaboro con loro, infatti la voglia di scrivere è nata dal fatto che io ho sempre scritto gli articoli diciamo, i corsi di aggiornamento che facciamo come associazione allenatori. Io collaboravo ovviamente con la sezione di Milano, Monza e Lodi, che è il nostro circondario. Esempio proprio stupido, andavamo a Torino a vedere gli allenamenti della Juventus e l'allenatore Ranieri, all'epoca, una delle interviste che ho fatto, nell'intervista non è tanto l'esercizio che uno può scaricare da internet o se lo può far suo o si può anche descrivere. A me piaceva raccontare la sua esperienza spagnola, la sua esperienza nelle varie società che ha allenato, le varie difficoltà da giocatore ad allenatore, quindi quello che tu dici, i sentimenti. Io ho intervistato tantissimi atleti, ho avuto la fortuna di intervistare tantissimi personaggi pubblici e soprattutto nell'ambito sportivo, e questa, diciamo, quello che io raccontavo, cercavo di trasformare i sentimenti. Ho trovato che quasi tutti partono parlando di quello che stanno facendo con un entusiasmo fuori dal normale, però dopo un po' cadono in, certo, quello che giustamente era il loro passato e quello che è stata la loro storia e il loro percorso che li ha portati a quei livelli importanti. Secondo me ci sono persone che riescono a distaccare, vivono proprio il momento, vivono la giornata e riescono ad avere un distacco con quello che è il passato. Lo stesso Paolo De Chiesa, che mi ha fatto un bellissimo commento tecnico, lui dice che nello scritto che ha fatto, che lui è ritornato indietro una situazione che lui aveva quasi dimenticato, aveva quasi perso, perché anche lui è uno che vive tantissimo il quotidiano, da quello che si può percepire e da quello che si può sentire quando lui fa le telecronache dello sci oppure quando nei social mette i video delle attività ludiche che fa, tipo andare in montagna, sciare, alpinismo, eccetera. Certo, sì, io sono convinto che non può esistere futuro se non viene riconosciuto un passato. Assolutamente, comunque, cioè, assolutamente. Noi dal punto di vista umano è così, sì. Cioè, Ford, il grande Ford, cos'è che diceva? Sì, il, sì, passato non esiste in quanto tale, il futuro non esiste, esatto, in, sì, quanto, esatto, tale, esatto. Poi ci sono varie teorie, però comunque io credo che solo il riconoscimento di un passato può comunque portare a un futuro migliore, ecco.
come al solito il tempo è tiranno e quindi il buon Ugo ci riporta a quello che è, come giustamente al tempo, come stavamo, no, disquisendo al movimento delle lancette dell'orologio. Riccardo, niente, in chiusura, vuoi fare dei saluti? Magari ricordiamo nuovamente il tuo riferimento, sì, dove poter fare richieste sia del libro che domande anche a te. Pagina Facebook Riccardo Bassi scrittore, la mia seconda manche la trovate subito in copertina della pagina, lì potete cliccare il famoso mi piace, più mi piace ci sono e, più la pagina e più sto bene e poi soprattutto possiamo anche, mi potete anche mandare dei messaggi, possiamo anche consultarci, ho avuto un riscontro molto positivo sul libro e soprattutto una narrativa per ragazzi anche per adulti, e gli adulti li ritorna indietro nel tempo a ricordare che anche loro sono stati ragazzi, esatto. Vogliamo fare qualche saluto? Sì, volevo salutare, vabbè, ovviamente Luca Bonaffini, cantautore italiano che mi ha dato che è stato mano, nostro ospite, esatto, Luca Bonaffini, che mi ha dato una mano nella rivisitazione narrativa del libro, Luca Cremonesi che è, diciamo, l'editore attraverso la sua casa editrice Presentarsi, sì. Potete collegarvi anche al loro sito per avere ovviamente disponibilità del libro. Caso, sì. Poi volevo ringraziare l'ufficio stampa con Lucilla Corrioni che ci starà sicuramente ascoltando. Assolutamente, penso di sì. Un saluto Lucilla. E poi volevo salutare e ringraziare Silvia per la lettura delle parti del libro, Foto che ci sta facendo, facciamoci fare un selfie in diretta, ma che bello, in diretta proprio. Poi a proposito di sport, chi con tenacia e volontà e forza di volontà è incredibile, è mio fratello che oggi è arrivato ottavo in una gara di moto con la sua BMW S1000RR agli assoluti italiani, insomma. Lui è iniziato a gareggiare quest'anno, è praticamente, diciamo, l'anno top che sta facendo, classe 68, un paio da due o tre anni che gareggia, insomma, quindi lo sport non ha mai età, ogni anno si può anche partire con uno sport nuovo e chissà mai che magari poi viene fuori il carattere di una persona e le qualità. E io voglio salutare tutti gli amici ascoltatori dicendogli praticate sport, divertitevi e lo sport non tramonterà mai. L'altro giorno sulle piste del Tonale ho incontrato un mio amico, 87 anni e scia ancora tutti i weekend. Quindi la trasmissione è terminata, ringrazio Fabio Clerici e soprattutto Riccardo Bassi con questa intervista che così ci ha riportato un po' allo sport e soprattutto al concetto della salita, della disciplina che non solo l'atleta ma un po' tutti dobbiamo così cercare di attuare per raggiungere i traguardi. Io vi do appuntamento per domenica prossima vi presenterò la rubrica Frammenti d'arte con la professoressa Paola Crimi. Un saluto, vi auguro momenti di serenità con Radio Città Bollate, a presto.